C'è una bella differenza tra le città di mare e le città sul mare. Le città di mare hanno i loro destini come i mari stessi su cui sono elevate. C'è una bella differenza tra le città con il porto e le città porto. Nelle prime i porti sono stati costruiti per necessità, nelle altre si sono creati secondo la natura dei luoghi. Qui sono una mediazione, un completamento, là l'inizio o il centro della città. Ci sono porti che restano per sempre soltanto degli approdi o degli ancoraggi, mentre altri diventano dei palcoscenici ed infine dei mondi. La natura del porto dipende dal modo in cui il mare gli sta dentro. L'Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze. Il Mediterraneo è il mare della vicinanza. L'Adriatico è il mare dell'intimità. Il breviario mediterraneo dello scrittore bosniaco Predrag Matvejevic è come una Bibbia laica, un portolano dei sentimenti per chi va per mare. Le sue pagine sono l'inizio di un viaggio emotivo per i porti, che è un viaggio alla scoperta della loro vera identità, della loro essenza, del senso stesso, del partire e dell'approdare. Per Matvejevic i porti della Puglia erano una seconda casa e per noi adesso, da qui, inizia il viaggio. Tra moli, fari, riflessi e una umanità varia che li abita e ne racconta l'identità.